Allora, Ministro De Girolamo, lei anche prima ha detto che mai si è interessata a una nomina della ASL locale, eccetera, ma il direttore generale della ASL di Benevento, Michele Rossi, le ha detto: io la nomina da te l'ho avuta e a te rispondo. Quindi funziona Sì, così? funziona in questo modo, funziona che sono i presidenti di regioni e quindi la politica, un partito di riferimento, a nominare i direttori generali all'interno di una rosa e di un elenco, perché tutti fanno in Però lei non Campania. era presidente di regione, lei era Il un presidente di deputato. regione solitamente chiede al partito nel suo complesso, noi eravamo il Popolo della Libertà, di indicare delle rose di nome. Io ho indicato una rosa di nomi, di persone. Tra l'altro Michele Rossi era l'unico beneventano iscritto nel registro, negli elenchi, insieme all'altro direttore dell'azienda ospedaliera, che era Nicola Quindi è più, Boccalone. mi Cioè i scusi. beneventani erano solo due. Sì, no, ma quindi è più corretto dire che sì, lei si è occupata Ma come delle fanno tutti? nomine dei dirigenti Ad perché esempio, sì, è, secondo perché lei, di ad esempio, competenza no, del non è di competenza, è proprio così. deputato. No, non è del deputato, la competenza è del presidente della regione, E il quale dell'assessore appartenente, competente. dell'assessore, il quale appartenendo ad un partito di solito chiede ai vari componenti, territorio per territorio, nel caso di specie noi avevamo un elenco nel quale i beneventani, cioè le persone di Benevento erano solo due, queste due persone sono state nominate, quindi non è che io abbia influito poi veramente tanto, però in questa scelta, o comunque il mio partito. Detto ciò, basterebbe guardare il fatto che i dirigenti più vicini al direttore generale, quelli che hanno ruoli di potere, diciamo, all'interno dell'ASL, hanno la tessera del Partito Democratico, quindi sono sciocchezze. Una cosa, una riflessione va aperta però. È giusto che li nomini la politica o andrebbero nominati per concorso e per esami? Io li nominerei per concorso e per esami Come ha cercato di immediatamente. far fare Balduzzi, l'ex ministro Immediatamente, ma poi Balduzzi. si trova, tutti sono bravi a dire tante cose, poi quando bisogna fare le leggi, tanti si tirano indietro. Però le O ripeto, comunque quando la politica deve fare un passo indietro, i partiti fanno fatica a farlo. Esattamente. Senta, mi sono